La mia carriera in un certo senso la devo a Louis Ferdinand Céline, l'autore di Un viaggio al termine della notte. La scoperta di questo romanzo, che è avvenuta in modo avventuroso. Ero a Padova, era il 44, c'era stato un bombardamento, una grandinata di bombe. Finito il bombardamento scappavo dal rifugio verso casa e passando in una piazza vendevano libri usati. Tra questi libri mi ha impressionato il titolo, Viaggio al termine della notte. Siccome in quel momento noi, ragazzi, io avevo 16 anni, eravamo nella notte della guerra, così. L'ho preso, l'ho letto e mi ha impressionato. Pensa che ne ho ancora la copia qui, che si sta sfarinando, hai capito? E mi ha spinto in un certo senso a scrivere. Quindi devo molto della mia carriera a questa scoperta. In America io ne parlai con Kerouac, che era l'unico libro che aveva letto, e gli dissi: perché non ha letto altri libri europei? E dice: perché non si poteva andare oltre Céline. E la stessa risposta, 30 anni dopo, me l'ha data Bukowski. Gli ho fatto la stessa domanda, ma ha risposto nello stesso modo. E quindi sono molto grato a Céline.